Buona domenica a tutti. Volevo fare questo video che segue è come la seconda parte di un video che io ho fatto nel gennaio 2014, perché ho avuto la buona fortuna di essere chiesta da due amici che vivono in Florida e che sono venuti a New York per sposarsi. Questi due amici sono entrambi dello stesso sesso, quindi sono un same-sex marriage. Non mi piace dire gay solo perché non penso che nessuno dovrebbe essere classificato. A me non mi piacciono i labels. Nessuno dovrebbe essere classificato basato sulle loro preferenze sessuali o whatever. Comunque, e questo insomma, io non sono gay, ma quello che le mie preferenze sessuali sono affari miei, non è che dovrei essere mai giudicata o pareri sulla mia persona per chi trombo, insomma. Comunque, siamo belle, eccomi che mi perdo. Comunque, faccio questo video per due motivi. Perché quando loro si sono sposati a New York, nello stato di Florida non era possibile sposarsi, non è perché non ti puoi, sì, ora ti puoi sposare in Florida, però prima no. Ti puoi solo perché negli Stati Uniti abbiamo federalismo, vuol dire che certe cose sono gestite a livello di ogni stato. Quindi, nello stato di New York, in 37 stati ti puoi sposare, e prima di venerdì, in 37 stati ti puoi sposare e in altri 13 no. Quindi, sono venuti a New York a sposarsi e io ero testimone, penso ne ho parlato. È stato per me una cosa molto. Faccio questo video per parlare della mia esperienza, non una persona gay, partecipando a un evento che era unico per me nella mia vita Io ho filmato, ovviamente non si potrà mai vederlo, però io ho filmato il loro video quando si stavano sposando e vi posso assicurare che era un momento molto emozionante. Eravamo tutti piangendo, insomma, io non potevo, ma piangevo per due motivi. Perché la loro libertà come cittadini, come esseri umani, avevano questa libertà di fare ciò che possono fare coppie di sesso opposto. Quindi, vi volevo dire sotto che capisco che questo video ci saranno tanti pareri contrastanti, e parlerò anche di quello nel video. Rispetto tutti i pareri, anche se vanno contro quello che io sto dicendo, perché ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Però vi volevo dire che la libertà di espressione non è assoluta, nel senso che non potete offendere persone, non è nella tua libertà di espressione. Però puoi dare un parere, anche se è proprio l'opposto, e perché la pensi così. Comunque, era molto interessante quando, e se andate dietro il mio canale 2014, trovate all'inizio dell'anno, trovate il video dove io parlo della mia esperienza. Era l'unica cosa che a quei tempi, perché era tutto nuovo per tutti, insomma, perché non penso che è stato approvato nel 2013, non mi ricordo, non, quando a New York. Era tutto nuovo è una cosa che ci dobbiamo abituare perché non fa parte della nostra norma di cose che capitano. Era la cosa inusuale era che c'erano tantissime coppie lì aspettando per sposarsi e avevo davanti di fronte a me una realtà diversa. Era molto difficile, avevo tutti questi contrasti in testa, a come gestire, e questa cosa che era diversa è che non sapevi a quel momento chi si stava sposando con chi. Era strano,
perché non potevi assumere più niente e ha messo tutto in un modo molto neutro. Era tutto molto neutro e arrivare a capire questa neutralità, come noi tutti come esseri umani siamo uguali e abbiamo diritti alle stesse identiche cose. Questo, ho letto tantissimi commenti, tantissime cose sull'internet, in vari paesi che ne parlavano di quello che il nostro Supreme Court ha deciso venerdì, pochi giorni fa, che non ha deciso, forse ci sono delle persone che non, che ho letto nei commenti, non capiscono, non è che la Supreme Court ha deciso o ha definito cos'è un matrimonio, non è che ha detto il matrimonio è fra un uomo e una donna, non ha deciso cos'è giusto, non ha definito il matrimonio, ha solo detto che equal, ora c'era stato delle denunce per via che se tu, per esempio, se tu vai, per esempio, a quei tempi lì, il mio amico che è venuto dalla Florida a New York, la Florida non aveva, non ti potevi sposare, quindi quando lui è ritornato in Florida non era tecnicamente sposato sugli occhi dello stato di Florida. Ora sì, perché ora ovviamente, ora, vabbè. E c'è stata una denuncia che è stata portata alla Supreme Court di una coppia che si è sposata in California, però è andata, ha fatto un trasloco e non era, il loro matrimonio non era visto legale nello stato dove sono andati, perché è uno di quei stati che non ha, comunque, perché negli Stati Uniti abbiamo federalismo e certe cose sono gestite a livello dello stato. Però con il federalismo devi sempre avere leggi che non possono calpestare sulla costituzione del governo. E questo è quello che è stato deciso venerdì, che uno Stato che non ti fa sposare calpestra sui nostri diritti costituzionali. E infatti hanno deciso su quello, quindi non è che l'amore ha vinto, non ha niente a fare con l'amore, ha a fare con i nostri diritti di esseri umani. Quindi sì, forse l'amore ha vinto indirettamente, perché una coppia che si può sposare, si può sposare. Però la cosa è che, mi dico qui, la Costituzione, loro hanno, la coppia che ha denunciato, hanno detto che loro, nello stato dove sono andate a vivere, dove il loro matrimonio, che era legale in California, era legale lì, andava contro uno degli amendments della Costituzione, il numero 14. Il numero 14 è un amendment della Costituzione che ha da fare con la tua libertà, libertà di espressione, libertà di avere un aborto, libertà di non avere discriminazione, è molto ampio comunque. Però c'è un piccolo pezzettino in questo pezzo della Costituzione che dice che deve avere equal, che se c'è una legge deve essere equa, applicabile a tutti. Quindi non puoi avere una legge che è solo applicabile a certe persone, deve essere applicabile a tutti. Infatti non lo era, quindi non puoi avere non puoi avere uno Stato che accetta e un altro non accetta, perché quello va contro i diritti. Comunque, hanno detto che tu hai il tuo diritto sotto la Costituzione degli stessi diritti, se tu ti puoi sposare, ti puoi sposare. È un diritto e basta. E non, dato che la Costituzione non parla di maschi o femmine, parla di cittadini, parla di persone, non è specifico nel sesso. Anche se c'è chi, ci sono menti legali che possono dire, beh, è frainteso, no, non c'è grigio nella Costituzione, è tutto molto chiaro, però ovviamente queste cose sono, ci sono persone, ci sono questi giudici che decidono, che loro guardano quando non c'è chiarezza e mettono chiarezza.
e hanno messo chiarezza che così è veramente molto semplice, che le leggi devono essere applicate in un modo equo a tutti i cittadini. Quindi, se io, coppia, io mi sposo con un uomo, anche due uomini o due donne si possono sposare, perché loro hanno interpretato la Costituzione così. La legge deve essere applicata a tutti in un modo equo. Ecco, era veramente molto semplice, quindi era una questione di quello. Ora, ci sono persone che mi interessa molto capire come le altre persone lo interpretano questo. Noi siamo il 21esimo paese che le coppie dello stesso sesso si sposano. Siamo andati indietro, sono in Europa, la maggior parte dei paesi sono in Europa, Inghilterra, la Francia, penso la Spagna, la Svezia, Paesi Bassi, insomma, ci sono, non lo so a memoria, ma ci sono tantissimi, perché sono arrivati a una simile conclusione comunque. Però non è che, ok, c'è chi, ovviamente per motivi religiosi, non è d'accordo con queste decisioni che lascia che una coppia dello stesso sesso si sposi. Però, se tu ci pensi, non cambia niente, perché ci sono persone, le persone, ci sono persone che sono insieme 200 anni, 300 anni, è una cosa che va avanti nei secoli, quindi l'omosessuale non è che non è che l'omosessualità cambia in nessun modo, non è che le persone non. È questo che le persone non capiscono, non è che non cambia niente, ha solo forma, è solo un modo che è un diritto che delle coppie dello stesso sesso possono avere negli occhi dello Stato. Loro sono uguali, si possono sposare, e con questo matrimonio viene dei benefici che le coppie etero hanno e che loro non avevano. È una questione di avere diritti che sono applicabili anche a loro, che prima non avevano. È solo una giustizia, diciamo, è un loro diritto. E noi, anche se forse noi siamo religiosi e tutto l'altro, non possiamo, dobbiamo veramente separare quello che noi pensiamo a livello religioso, a livello di diritto umano a un'altra persona. Questo non glielo possiamo levare. Capito come la penso io? Perché possiamo, ho letto proprio questa settimana, era azzeccata questo discorso, che si distingue una mente intelligente quando puoi vivere nella tua mente con due pensieri che non sono d'accordo fra di loro, ma puoi convivere con questi pensieri e vivere tranquillamente la tua vita. Infatti ci sono tantissime persone e molte, che pensano che nella loro vita, per esempio nella mia vita personale, vi faccio un esempio di pensieri contrastanti fra di loro, che non c'è coerenza in certo senso. Però, per esempio, io nella mia vita privata, come persona, come Lucy, non avrei un aborto, diciamo. Però non levo quel diritto da un'altra donna. Forse non va bene per me nella mia vita, però non leverei mai quel diritto a un'altra donna di averne uno. È una sua scelta, è il suo corpo. È la stessa cosa con matrimoni dello stesso sesso. Forse io sono d'accordo, diciamo, anche se io personalmente per motivi religiosi non sono d'accordo, perché tu pensi andranno tutti all'inferno, capito? Che questo, solo quando sento queste cose mi fa imbestialire, solo perché viviamo, se siamo religiosi anche parzialmente, Dio è benevolent, capito? Quindi se Dio è benevolent, non vedo come io dovrei avere questi pensieri negativi o malevolent con una persona. Se Dio è benevolent, e si dovrebbe avere,
non so, così io poi alla fine penso, io sono, non sono, sono leggermente religiosa, però sono anche un essere umano e se faccio delle cose che non sono be sono buone, mi rifaccio in qualche modo, beh, ma io penso che alla fine sarà tutti giudicati se crediamo in quello, nella nostra vita, nell'insieme. Non penso, io non posso pensare, sai, non possiamo vivere totalmente con tantissime regole, siamo esseri umani, quindi né andrei a citare la Bibbia a qualcuno che è omosessuale e dire va 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 va, capito? E ognuno sarà giudicato se crediamo in quello per l'insieme delle cose come hanno vissuto la loro vita. Io personalmente non penso che la nostra sessualità c'entrerà un granché. Questo è solo il mio parere personale, perché pensando che Dio è benevolent e che, sai, quella persona che è gay, diciamo, forse fa tante opere buone e tu pensi che ok, andrà all'inferno perché è gay, però tutte le cose che lui ha fatto per aiutare i poveri, sono proprio un esempio. Non siamo noi a giudicare, né vorrei che quella persona gli leviamo la libertà di avere gli stessi diritti sotto la legge che ho io. È assurdo. Quindi ora la Costituzione lo protegge. Come dovrebbe proteggere lui e tutte le persone che sono dello stesso sesso, che vogliono sposarsi? No, ma non è che cambia, non cambia niente per noi, perché queste coppie, se non erano sposate, esistono. Non è che ora potranno avere figli. I figli ce l'hanno già, da tanto. Io ho tanti amici che sono gay, che hanno figli, e figli grandi, figli che sono adulti ora. E vi assicuro che i figli, perché c'è tanto, che i figli, ci sono molte misconceptions di coppie gay che hanno figli, perché hanno i figli, hanno il desiderio di avere figli come tutti gli altri, siamo tutti uguali, abbiamo questo istinto sia materno che paterno. E forse non siete a conoscenza di tante coppie gay, ma io sì, e hanno figli, e figli grandi. E vi assicuro che se i tuoi genitori sono entrambi gay, che i figli non diventano gay, o non si hanno una vita normalissima, perché un bambino alla fine non è, sai, c'è chi pensa il nucleo familiare è madre, padre, e quindi fratelli, sorelle, ma non, ma vi assicuro che non è sempre così, e né lo è stato, solo che tante persone lo nascondevano perché, capito, se una donna e il marito la lascia e rimane solo con i figli, non vuol dire che le cose andranno a puttane, perché siamo forti, insomma, e possiamo tirare avanti anche senza, e dando affetto e amore a quei bambini. Quindi, guarda, io ho degli amici che i bambini ora sono adulti, normalissimi, e poi sento storie, sento tantissime cretinate sul web, veramente, non sono reali quello che sento, non è reale, perché io lo vivo, lo vedo, è che i bambini quando andranno a scuola avranno problemi, non è vero, siamo nel 2015. La famiglia, non è che la famiglia è nata puttane, è che ci sono la famiglia, prima di tutto, il nucleo familiare lo definiamo noi come persone. E se c'è affetto, amore. Ora, i bambini quando vanno a scuola non era come 20 anni fa, 30 anni fa, è tutto molto all'aperto, insegnano cos'è, che ci sono varie tipologie di famiglie, i bambini sono abituati. Mi ricordo mio figlio Jordan quando aveva come 5 anni.
È venuto a casa e, aveva, e parlava a un amico che la mamma era sposata e poi non era più sposata, però era veramente gay. Tante persone gay si sposano, no? Con lo stesso opposto. E riferiva alla compagna di questa donna come la donna di pulizie. Lui dice, sai, la donna della pulizia. Dice, ma quale donna di pulizia? No, non è una donna di pulizia. Poi ho capito, capito. Perché questa donna, insomma, ma i ragazzi direi, oh, gli diceva mio figlio, oh, la compagna. E lui ha detto, sì. E poi gli ho dovuto spiegare un po'. Ma era tranquillissimo, non è che ha detto. Perché ci sono due mamme? Cioè, non, i bambini non fanno quei ragionamenti perché non sono maliziosi, non sono. Ovviamente come cresci tu, i miei figli non sono, non sono. I bambini non hanno questa mente maliziosa. Se gli spieghi a loro che ci sono vari tipi di famiglie, a volte sono due padri, a volte sono due madri, a volte c'è. Loro sono tranquilli perché loro entrano dentro una casa e vedono. Affetto, come sono, interagiscono in un modo positivo. Loro vedono positività, loro non fanno queste domande. Non, i bambini non sono maliziosi, siamo noi adulti che mettiamo malizia in cose che non c'entrano. Comunque, ho deviato. La cosa è che ora sotto la legge saranno le coppie gay che si sposano, avranno tutti i diritti che gli spetta. Come dovrebbe essere? E questo è importante perché vuoi avere. Se uno della coppia muore, cioè un altro riceverà la pensione. O se un altro. Se uno della coppia è all'ospedale e qualcuno non. Tu vuoi che il tuo sposo, il tuo compagno, compagna, se siete di una coppia, se siete una coppia dello stesso sesso, abbia controllo su di te, su quello che devi firmare fogli. Quindi non vuoi lasciarlo come capita a parenti, capito? Perché quella persona non ha nessun le diritto legale a decidere per te, perché tu vivi con quella persona, ha deciso, avete parlato di queste cose, no? Quindi, e poi potete fare la dichiarazione dei redditi insieme, ci sono benefici, ora questi benefici sono uguali per tutti. Ora, capisco che ci sono tantissime persone, milioni e milioni, che non approvano questo, perché dicono che va contro l'essere cristiano, va contro l'essere musulmano, va contro tantissime religioni. Però la Costituzione è priva di religione. La religione è una cosa nostra personale, non possiamo deve la Costituzione e questi giudici devono rimanere totalmente imparziali e guardare com'è la legge, come la legge è applicata sui cittadini e quindi loro hanno visto solo quello e c'era una grande ingiustizia e loro hanno sistemato quello. Ovviamente ci saranno dei tempi dobbiamo un po' non adeguarci, dobbiamo abituarci a questa nuova legge, sia per persone che sono omosessuali, sono gay, e chi non lo è, come noi, come io che non sono gay, devo un po' ridimensionare il mio pensiero, come ho dovuto ridimensionare il mio pensiero quando ero lì, gennaio 2014, in una grande, era bellissimo, un comune a bassa città di New York. E no, a quel momento ero messo da fuori dalla realtà che non sapevo chi si stava sposando con chi. Forse erano le due donne che erano vestite col viso bianco si stavano sposando insieme, o forse erano i due uomini. No, c'era una neutralità, però c'era anche confusione perché siamo abituati a certe cose, a certi pensieri che questa società ci ha imposto su di noi. E quindi c'è chi protegge il matrimonio fra un uomo e una donna, hai detto, vedi, diranno, e io capisco questo, diranno, ma vedi, non ci sarebbe questa confusione perché il matrimonio. Il presidente degli Stati Uniti ha detto, gli è stato chiesto cosa lui definisce il matrimonio. Lui ha detto, per me, io il matrimonio lo definisco fra un uomo e una donna, però, quello è un suo parere basato su lui, suo parere, però lui non può imponere.
questo su tutti i cittadini. Non può imponere, né lo farebbe, né ha il potere, perché è una cosa giudiziaria, è una cosa a livello della Costituzione. Comunque, però lui ha detto non leva questa opportunità a nessun cittadino, perché non lo farebbe. Per lui ha detto, il mio parere personale, e come io ho detto, io nella mia vita non avrei un aborto, ma non lo leverei quel diritto a un'altra donna. E quindi questo è proprio. E poi la cosa più importante non è che l'amore ha vinto uguale nell'applicazione di leggi che sono per tutti i cittadini, è veramente molto semplice. E questo è come io la vedo, e aspetto i vostri commenti. Vi ringrazio per avermi ascoltato, e lo so che ci sono moltissimi pareri contrastanti, ma vi chiedo gentilmente di ricordarvi che la libertà di espressione non è assoluta, e che possiamo condividere pareri totalmente diversi fra di noi e spiegare perché la pensiamo come la pensiamo. Però vi devo dire, io vedo tutto con molta limpidezza, e per me è stato di mettere chiarezza su dare un diritto che spetta a tutti, non importa che sesso sei. Ci saranno persone, capisco, che non la vedono come me, però dobbiamo levare la religione da tutto questo, perché di religioni ce ne sono tantissime. Quindi non si potrebbe mai avere, la religione dobbiamo metterla da parte, perché ci sono persone che sono atee, che sono cattoliche, che sono protestanti, che sono ebrei, che sono musulmani. Ognuno ha il suo modo di pensare, quindi lo Stato non si deve impicciare in cose che riguardano la religione, che la religione è una cosa privata. Comunque questo sono il mio parere. Quindi spero che vi è piaciuto, aspetto i vostri commenti, sono felice di leggerli tutti e di avere tanti scambi con tutti voi e voi fra di voi, che mi fa molto piacere, e spero che... Ho anche fatto questo video non solo perché ovviamente venerdì c'è stato questo grande cambiamento negli Stati Uniti, ma anche perché questa settimana sarà il Independence Day, il 4 di luglio, quindi è molto simbolico a tanti livelli. Quindi auguro a tutti una buona domenica.